Franco Giulio, ordinerà presbiteri i diaconi Riccardo Prodi, Alessandro Ghidoni, Diego Lauretta, Andrea Lovato, Emanuele Cesare Spadaccini. Con loro ci uniamo in preghiera affinché siano degni del sacramento che stanno per ricevere.
Gloria in excelsis Deo.
grazie. O Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero di sacerdoti, concedi a questi diaconi della tua Chiesa eletti al ministero presbiterale di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchino unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio letto in cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spezzerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio: io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai cieli e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Parola di Dio. Veniva
entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzava in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio. E furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Parola di Dio. Ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri in questa solenne celebrazione, presieduta da Monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, nella sua chiesa cattedrale, oggi 15 giugno 2019. Diacono Riccardo Crola, della parrocchia di San Giuliano in Gozzano, unità pastorale missionaria di Gozzano. Diacono Alessandro Midoni, della parrocchia di San Gaudenzio in Barallo, unità pastorale missionaria dell'Alta Valsesia. Diacono Diego Lauretta, della parrocchia di San Brizio in Cossogno, unità pastorale missionaria di Verbania. Diacono Andrea Lovato, della parrocchia di Santa Rita in Novara, unità pastorale missionaria di Novara Ovest. Diacono Manuel Cesare Spadaccini, della parrocchia di San Giuliano in Gozzano, unità pastorale missionaria di Gozzano. Alunni del seminario vescovile di Novara. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio,
e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Cerca per il lavoro, per i figli,
una condizione che va oggi letta molto in profondità, perché da un lato essa si presenta come una domanda rigida, vuole una cosa sola, e dall'altro chiede che noi non diamo una risposta altrettanto scontata e rigida, ma che leggendo e agendo dentro questa domanda gli facciamo fare un passo in più, e vedremo che passo in più bisogna fare. Potrebbe essere persino oggi un bisogno che noi qualificheremmo di carattere spirituale. Se arriva una moglie che ha il marito che è dipendente da gioco, persino da videogioco. Se arriva una mamma che ha il figlio che non va più a scuola, che a 11 anni in punto decide una mattina di non andare più a scuola. Il bisogno oggi è tentacolare. Come il bene ha molte facce, anche il male, o meglio, anche il male che ci tocca, che ci affligge, presenta molti tentacoli. Noi dobbiamo stare attenti a non essere superficiali qui, a non dire, ah ma io non voglio fare la paglia, sono in giro tutte queste banalità. C'era anche la retorica contrapposta che diceva bisogna mangiare tanta polvere d'oratorio, no? Una volta, ricordate. Un po' va mangiata, che fa tanto bene alla salute, perché solo così rinforza la spina dorsale. Però bisogna ascoltare. Io credo che la gente dei prossimi 10-20 anni chiederà sempre meno cose, ma sempre più ascolto. È interessante perché mi è capitato già di dirlo alcune volte qui da questo ambone, delle lettere che ricevo, 50% chiedono lavoro, chiedono qualcosa, ma un altro 50% chiedono semplicemente di essere letti. Alla fine c'è l'ultima riga che dice la ringrazio che ha letto la lettera fin qui. Certo, se sono arrivato a leggere lì perché l'ho letta fin lì. È bello perché è l'ultima riga che scrive. Ecco, questo è lo storpio alla porta bella. Anche un po' di impressione, no? Questo, come dire, ossimoro logico, se volete immaginifico, di uno storpio alla porta bella. Del tempio. E facciamo allora il secondo passo. Allora dice il testo, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni, non da solo, non si diventa preti da solo, da soli, non si diventa preti solo per se stessi. Se uno si stacca dal corpo presbiterale ed ecclesiale, va bene, pomeriggio del giorno del giudizio, anche lui qualcosa capirà. Però insieme a Giovanni, è interessante perché queste, diciamo così, vedete che il racconto dice molto di più che le nostre spiegazioni, basta una piccola cosa che sembra naturale, invece contiene una cosa bella. Pietro insieme a Giovanni disse guarda verso di noi, non verso di me, verso di noi. Può darsi che voi da soli non riuscirete a risolvere tutti i problemi. Bisogna che col vicino, col parroco, con un fratello, con il collaboratore laico, con membro del consiglio pastorale, eccetera, potete e dovete dire guarda verso di noi. L'agire della Chiesa, se non è un agire corale, qui siamo riusciti persino a mettere insieme i cori di tante parrocchie, figuriamoci, se non è una chiesa che è una sinfonia, uno farà anche bene, ci sono alcuni preti che fanno molto bene, che spopolano e sono prime donne, però dopo quando vanno via loro, perché non so se risulta perché prima o poi si va, non solo perché il vescovo cambia, ma perché la vita finisce, rimane il ricordo, ma non viene continuato nulla.
mentre la Chiesa è tradizione, è l'insieme di tanti anelli dove il noi consente di sopravvivere chi viene dopo di noi. E poi siamo al centro. Il centro del racconto è fatto di due parti fulminanti. Prima una parola famosa, che purtroppo non ripetiamo tanto, e poi un gesto. Perché l'azione della Chiesa è sempre fatta di parole e gesti, di parola di Dio e sacramenti, di consigli e di azioni e di carità. Chi contrappone questi due aspetti o chi li vive in modo unilaterale vuol dire che perde qualcosa dell'azione di Dio. Voi sapete che la stessa espressione parola di Dio, la Bibbia, significa una parola che fa, una parola che opera, una parola che agisce. E Pietro gli disse, ecco la parola: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Ecco la parola di Pietro, che è ricamata proprio sul calco di quella di Gesù, soprattutto la seconda parte. Ma la prima è interessante, perché noi dobbiamo dire alla gente che non possiedono né oro né argento, che non ci devono cercare per questo. E che anche i beni che abbiamo, che servono perché non siamo angeli, ma siamo uomini in carne e ossa, devono servire per l'altra cosa più importante. Bisogna avere quasi l'orgoglio di gridare: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho, bella questa espressione, io l'amo molto, quello che ho veramente, che possiedo veramente, ma non è una mia proprietà privata, ma lo devo continuamente ricevere in dono, è questa cosa: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. C'è un nome che vuol dire la forza che guarisce, che risana, che fa crescere, che mette in strada, che cammina, di Gesù. Pensate che nella formula di fede più breve, una delle formule di fede più breve che dice ai Filippesi, addirittura la parola nome di Gesù ritorna tre volte, no? Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Il nome indica esattamente, soprattutto per gli antichi, quasi la formula magica, no? Naturalmente la scrittura la rilegge in modo capovolto, è la forza che si trasmette a noi. Noi abbiamo solo un nome da annunciare, che è Gesù, il nome di salvezza, e in questo nome, dentro questa corrente potente, noi possiamo dire: alzati e cammina. Sono andato a vedere il testo originale, il primo verbo non c'è in tutti i manoscritti del Libro degli Atti, perché l'originale del Libro degli Atti è stato molto contrastato, in alcuni c'è solo il cammina, ma il primo verbo probabilmente c'è in molti altri manoscritti del Libro degli Atti, perché è lo stesso verbo della risurrezione, peraltro la coppia alzati e cammina, la ricordiamo tutti, l'intervento di Gesù dello storpio col cieco nato. Alzati, ed è lo stesso verbo della risurrezione. Egere, tirati sui piedi, mettiti in posizione retta, diventa uno che sta in piedi da solo, che è detto uno storpio, è fondamentale, e cammina. Ecco, tutti i nostri interventi, magari per tanto tempo dovranno semplicemente rispondere ai bisogni della gente. La gente se ne andrà dopo che avrà riempito il suo bisogno. E noi rimarremo delusi. C'è gente che ha già scritto tra di noi che è 10 anni che sono prete e nessuno mi ha mai cercato perché sono prete. Va bene, c'è ancora 40 anni, 50 anni da vivere. Io ho imparato molto tardi questa cosa. Perché dopo qualcuno riconosce, per esempio, in un momento difficile, come il funerale del piccolo Leonardo, qualcuno riconosce.
che è di più di quella e che dice risorgi e cammina. Vai avanti tu da solo, sii autonomo. Non vuol dire che non camminerai con altri, ma non camminerai semplicemente perché gli altri ti tengono in piedi. Ve lo dice uno che fa un po' fatica a stare in piedi in questi tempi. Ecco, questo è il centro dell'Evangelo. Risponde al bisogno per mettere in sicurezza e far camminare autonomamente. Se non facciamo diventare grandi la gente, se non li mettiamo in sicurezza, se non eleviamo il cuore, la testa, le mani delle persone, non li vogliamo veramente bene. Anche i poveri possiamo usarli perché fanno il piedestallo alla nostra voglia di far del bene a qualcuno. I poveri sono difficili. Alzati e cammina. E lo prese per la mano destra e lo sollevò e lo fece risorgere, dice il testo. Ecco, io vi auguro, carissimi, che questo sia il cuore del vostro ministero. Perdere tanto tempo infinito a curare le piaghe delle persone, ma non per tenerle, non farle mai guarire, per tenerle lì, convalescenti, ma no, per farle stare in piedi da solo. Un prete come peraltro un papà o una mamma, perché il modello è il papà e la mamma, eh? Anche voi che siete qui sentirete come fa Strapp oggi, come strappa. Può dire sono diventato papà e mamma quando colui che ho generato sta in piedi da solo e cammina da solo per la vita. Questo non vuol dire che uno non tornerà più a salutare il papà e la mamma. Non troppe volte, eh? Anche quelli sposati. Va bene che tutte le domeniche si vada a mangiare da papà e mamma, perché è tanto comodo. Bisogna camminare. In quel momento lì uno è diventato papà e mamma. In quel momento il prete ha generato la figura d'urto, un giovane che sta in piedi e cristiano da solo. Così che se lui cambia, quello là non deve fare 50 chilometri per andare a confessarsi da lui, ma si confessa ad un'altra persona. È bello vedere le vostre facce perché qualcuno dice, ma io sto facendo così. Anche questi qui del coro. Ho preferito fare la predica così, non quella scritta bene, tutta col pince, quindi, perché è più immediata. C'è il Brambilla Doc. E finalmente concludiamo. Adesso segue il gesto. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. Mi piace anche questo. Noi in questo apprezziamo subito l'elemento prodigioso, quasi il miracolo istantaneo. Si può leggere anche, credo senza troppo, come dire, simbolizzare. Dice, a un certo punto succede improvvisamente che uno cammini da solo. Non certo quando l'hai scritto sul tuo calendario e dice adesso gli ho fatto fare un bel percorso, poi decido io quando deve andare, no, va quando va lui. E balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Notate quante volte ritorna il verbo camminare. Siamo diventati cristiani seduti, che non camminano più, che non hanno una direzione, non hanno una meta, non hanno... Faccio notare anche quando siamo in giro, che noi invece abbiamo tutti i nostri patroni che erano dei grandi camminatori, venivano dalle isole greche, cose impressionanti. Adesso, no? Se il povero vescovo dice, ma prova ad andare lì nella parrocchia accanto, cioè è troppo lontano. Ecco, io vi auguro anche di essere persone che aiutano gli altri a camminare. E allora il mio augurio si trasforma oggi davvero in un augurio di cuore. Forse siete i primi che diventate preti da quando che vi ho visto entrare, almeno un paio li ricordo.
sì, sono i primi che ho visto entrare. Ricordo i volti del primo incontro, lei mi dice ce la farò, ma io non arriverò mai, non è vero? E poi c'erano allora i 6.000 metri della filosofia da superare, non capite? Per cui, diciamo, lei non c'ha la picozza, la corda per far superare, abbiamo questo professore che vive a pane Hegel, no? Eccetera, e quindi ecco, siete arrivati. Mi auguro però che questo arrivo non sia un arrivo, non è neanche, come si dice, la quarta o la quinta tappa, è solo la prima tappa del giro. Adesso inizia il giro, quello bello, con tanti auguri. Carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Prometti
a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Mettiamoci in ginocchio. Madre di Dio,
Per
Cristo nostro Signore. Amen.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso in diversi ordini con la potenza dello Spirito Santo i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forme e figure i vari uffici istituiti per il servizio liturgico a Mosè e ad Aronne da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra della realtà futura. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del ministero del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti a un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunite in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Signore Gesù, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del tuo popolo, del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio.
ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico, renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore è il Signore, è il Signore, è o Dio che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucaristia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duraturi nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo, hai costituito il Cristo tuo Figlio Pontefice della nuova ed eterna alleanza e hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio legale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, prepari ai tuoi figli la messa pasquale e servi premurosi del tuo popolo, lo nutrono con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo perché, donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Sacrificio per noi.
Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco Giulio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche dei nostri fratelli Riccardo, Alessandro, Diego, Andrea, Emanuele e Cesare, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Gaudenzio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
quotidiano. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto, santifichi la tua Chiesa, Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli in piena comunione con te collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno, per Cristo nostro Signore. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Amen.